Buongiorno, sono con voi a commentare la partita fra Catanzaro e Fondi, terminata 1-0 con un gol all'ottavo minuto di Maita. Prima di analizzare la partita vorrei soffermarmi sul regista del Catanzaro, sul numero 5 del Catanzaro. Dionigi l'aveva chiesto in conferenza stampa all'inizio, alla vigilia di questa partita. Si aspettava tanto da lui, sarebbe stato dalla partita e credo che l'abbia ripagato con un bel tiro all'angolino. Maita il tiro ce l'ha, credo che si debba valorizzare anche questo aspetto del giocatore. Giocatore che aveva segnato solamente un gol, un gol 2 anni fa e un gol quest'anno, l'anno scorso all'Ischia nel 3-0 del dicembre 2015 e l'anno scorso al Foggia in una partita che però serviva poco quel gol perché il Foggia era già avanti 2-0 al Ceravolo. Maita de deve continuare così, deve continuare su questa strada perché è un giocatore che ha tanta qualità e credo che debba pensare ad arrivare più spesso al tiro. Venendo alla partita, partita che mi ha ricordato molto quella contro il Monopoli, dove il Catanzaro l'ha sbloccata praticamente subito, e l'impressione che ho avuto, proprio come contro il Monopoli, era che né gli avversari l'avrebbero pareggiata, né tantomeno che il Catanzaro avrebbe realizzato il 2-0. Questo perché comunque partendo dal lato positivo per il Catanzaro, la difesa sta reggendo, il Fondi ieri non ha creato praticamente nulla, soprattutto dentro l'area di rigore. Io ho contato solamente un paio di tiri, ma da fuori area, ben parati da Nordi, ma dentro l'area di rigore in 90 minuti i laziali non ci sono mai entrati e questo deve essere un punto che dà merito a Dionigi, un aspetto che dà merito al lavoro fatto da questo allenatore, un lavoro che parte da lontano ed è un lavoro minuzioso, però c'è anche da soffermarsi sulla parte un po' negativa. Mancavano Letizia e Infantino e senza di loro la parte offensiva ne risente tantissimo. Non ci sono, credo, calciatori in grado di sostituirli sotto quel punto di vista. Puntolieri e Falcone, che sono stati giocatori schierati dall'inizio, hanno ben altre caratteristiche e queste caratteristiche penso siano venute fuori soprattutto dopo l'1-0, perché il Catanzaro non teneva più una palla lontano dalla sua metà campo, nel senso che il Fondi non creava nulla, però aveva il pieno possesso della sfera, e il Catanzaro dopo il 30° minuto si è abbassato troppo, si è abbassato troppo e non riusciva a tenere la palla avanti perché non aveva un centravanti di peso. L'esclusione in tutte queste tre partite, specialmente di Anastasi dall'inizio, penso debba fare riflettere le scelte effettuate, perché comunque se non è stato schierato vuol dire che un motivo ci sarà, anche perché è l'unico giocatore veramente di peso dopo Infantino. C'è Lukanovic che è entrato bene, un giovane, un ragazzo, forse un po' troppo aggressivo. Però credo che in quella parte di partita, soprattutto nel secondo tempo, serviva un giocatore che ringhiasse più che altro. Ha tenuto anche qualche palla in avanti, però dal mio punto di vista un po' troppo poco dopo Letizia Infantino. Falcone veniva da buone partite, tra l'altro, come sottolineato da Dionigi, era a mezzo servizio, un passo indietro puntoriere senza dubbio. Personalmente non mi è piaciuto, ho sbagliato totalmente la scelta dei tacchetti perché era sempre a terra, non riusciva a tenere una palla su. Insomma, credo che la partita di ieri abbia evidenziato ancora di più tutte le convinzioni che ormai credo che in società ci siano, cioè che il Catanzaro è una squadra di 11 giocatori che scendono in campo per lottare, per onorare la maglia, per sudarla. Ma credo che ci siano anche dei punti sui quali soffermarsi soprattutto in maniera decisiva, ora che arriverà il mercato invernale. Perché in avanti serve qualcuno in grado di sostituire Infantino e Letizia, che comunque il trend credo sia quello, cioè Infantino e Letizia è dall'inizio dell'anno che sono molto altalenanti, tra infortuni, riprendono a scendere in campo, poi si infortunano nuovamente, quindi
Credo che se per 4 mesi il trend sia stato questo, dubito che, cioè la speranza è che naturalmente proseguano dopo l'infortunio fino alla fine del campionato, però bisogna anche saper sopperire a tale assenza, perché il Catanzaro ieri l'ha sbloccata grazie a un episodio, è stata una partita molto equilibrata e bisogna dare atto a Maita di un grandissimo tiro, di un bellissimo tiro, però bisogna anche soffermarsi sugli aspetti così un po' meno positivi, perché sì, il Catanzaro non ha fatto praticamente nulla per subire il pareggio, perché ha una fase difensiva, specialmente in casa, abbastanza forte, abbastanza decisiva, una fase difensiva che dà poco spazio agli avversari, però ancora una fase offensiva un po' povera, perché ieri dopo il gol comunque si è sempre vissuti sul filo del rasoio, sull'equilibrio, perché poi un gol del Fondi avrebbe potuto cambiare la partita totalmente. Quindi ci sono magari certe partite che, se hai una fase offensiva decisiva, una fase offensiva forte, magari non te la porti la partita fino all'1-0, fino all'ultimo minuto, ma magari riesci a chiuderla con il 2-0. Così come è capitato contro il Cosenza, perché contro il Cosenza dopo l'1-0 si è segnato il 2-0 a inizio secondo tempo, e naturalmente sul 2-0 si è un po' più tranquilli che sull'1-0 come ieri, perché naturalmente una palla dentro l'area di rigore, un calcio d'angolo, un calcio di punizione poteva cambiare la partita. Credo che comunque la società stia facendo le proprie valutazioni e credo che interverrà sul mercato per puntellare ancora di più una squadra di cui credo bisogna essere veramente orgogliosi per come sta lavorando, per come sta onorando la maglia e soprattutto per come sta correndo, perché il Catanzaro bisogna evidenziarlo, finisce le partite correndo. Il Catanzaro non finisce le partite stanco, e questo credo che sia un punto, un altro punto a favore di mister Dionigi, che per la prima volta ha ottenuto 2 vittorie consecutive, per la prima volta il Catanzaro ha ottenuto 2 vittorie consecutive in questo campionato, per la quinta volta, se non vado errato, Nordi ha finito la partita senza subire gol, è la quarta volta in casa. Credo che insomma siano aspetti che facciano piacere a tutto l'ambiente. Ora il Catanzaro riposerà, bisogna approfittare di questa sosta per rifiatare, perché comunque le 6 partite in un mese contano, e cercare di concludere il girone d'andata con la Paganese nel migliore dei modi. Quindi io ho finito e vi do appuntamento alla prossima partita.